C'è chi li batte alla David Luiz, alla Pirlo o alla Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando dei calci di punizione. Gan, a chi lo dedichi questo bel gol? Lo dedico a Leila 2000. Ciao Leila, ti seguiamo sempre. Per i calci di punizione esistono degli accorgimenti particolari. Per prima cosa, il posizionamento della palla. La valvola deve essere rivolta verso te stesso. Punto, si prende una breve rincorsa, 3-4 passi. E poi si calcia con la parte interna del piede, tenendo conto del piede d'appoggio e la posizione del corpo, di cui abbiamo parlato nel nostro video precedente. L'azione può essere eseguita in diversi modi, di potenza, di precisione o d'effetto. La punizione di potenza viene eseguita con il collo del piede, è meno precisa rispetto ad altre due ma molto potente. Il tiro di precisione viene effettuato con la parte interna del piede e consiste in posizionare la palla proprio dove la vuoi tu, beffando il portiere. Data dentro anche il buco. Il tiro ad effetto richiama il moto parabolico, infatti la palla non corre dritta ma esegue una specie di curva. Grazie per aver visto il nostro video e per ringraziarvi ancora di più abbiamo qua con noi il campione italiano del 2012 di downhill, Andrea Vallotto. Andrea, ti è piaciuto il nostro video? Sì, era una figata, era bello. Ti iscriverai al nostro canale? Certo. Saluto a tutti. Ciao. Ciao Leila! Salutiamo anche il nostro camera Max. Massimo! Ciao e al prossimo video.